Ilary Blasi ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, una situazione che ha creato una certa tensione. Dal principio infatti, quando fu chiesto alla conduttrice storica del programma un'opinione sull'accaduto, ovvero la sostituzione improvvisa, la stessa rispose in maniera incerta, facendo capire di non aver avuto alcuna ufficialità della vicenda e di non voler commentare quello che stava accadendo. Il gossip quindi si è fatto incessante parlando di un gelo tra le due, anche se la stessa Ilary Blasi era stata a sua volta sostituita dall'Isola dei Famosi. Il programma è stato condotto da Vladimir Luxuria proprio in linea con la ridefinizione Mediaset voluta da Berlusconi. La frecciatina di Ilary Blasi a Battiti Live. Ora è chiaro che tutti gli occhi erano puntati su di lei e che Ilary Blasi ha scelto di non entrare affatto in punta di piedi come qualcuno poteva immaginare, ma di dare vita a una conduzione totalmente personalizzata e anche molto viva. Infatti, la conduttrice ha scelto di affermare la sua presenza nel programma. Dopotutto si tratta pur sempre di un personaggio navigato, la Blasi fa questo lavoro da molti anni e non si affaccia ora per la prima volta al mondo della TV, è chiaro che sa bene cosa si deve e non si deve fare. Tuttavia la decisione di indossare un look anche esuberante con stivali dorati e collane molto vistose, secondo qualcuno potrebbe essere stata una frecciatina voluta proprio verso la sua collega. In realtà è più plausibile che si tratti di una scelta stilistica, Ilary infatti, essendo stata a sua volta rimossa da un programma a lei decisamente molto legato, non avrebbe avuto motivo di ferire volutamente una conduttrice che è stata appunto sostituita da uno show. Secondo quanto dichiarato da Berlusconi in conferenza stampa, in queste decisioni non c'è nulla di personale, né alcuna strategia strana se non semplicemente fare delle scelte per la rete. I numeri alla fine hanno dato ragione, il ritorno di Ilary Blasi nello show musicale segna un bel punto, lo share è stato elevato e quindi le cose sono andate molto bene e si può dichiarare un pieno successo per tutti. Ovviamente un colpo per la Blasi che torna in grande stile, anche nel look, e per la rete che vince la sua scommessa di rimodulare i programmi e scegliere volti nuovi o cambiare comunque i classici abbinamenti.